Ciao a tutti con questa mega tartarugona davanti. Allora, come ben vedete, mi è arrivato questo stampo che adesso vi faccio vedere la grandezza. Qua metto la mia mini mano, che non mette nemmeno a fuoco. E cos'è successo? Io non pensavo fosse così grande, io pensavo fosse tipo un terzo. Invece mi è arrivata questa sberla di tartaruga. E devo dire che comunque alla fine sono molto contenta perché è stupendo. E niente. E ovviamente non potevo perdermi l'occasione di fare questa tartarugona, scusate il rebelot, con i cristallon. Penso che ci vada. Poi questo cristallo, questo stampo cristallo, è la forma, sì, questo stampo, questa texture, scusate, è quella che andava quasi perfettamente come se fosse il guscio, solo che è quella che avevo usato nella scatola di plastica e si era alzata, quindi la rischio. E niente, la rischio, la rischio. Poi comunque dopo lo sistemo, cerco di appiccicare bene, però comunque adesso dobbiamo preparare la resina, quindi questo lo spostiamo un attimo. Ah, e mi sono già portata avanti e ho fatto il contorno oro, perché ci ho messo tipo mezz'ora. Vabbè. Comunque, ora prendiamo la resina senza fare troppi danni. Ne ho preparata una sbraga e mezzo, quindi niente, troppa, tanta, tantissima. E i colori che voglio fare sono il verde e l'azzurro. Yes. Allora, e poi ci metteremo anche il glitter. Mi sta turbando il fatto che è tutto così. Vabbè. Allora, vi faccio vedere i colori, qua non si vede niente. Ho scelto questo turchese, che adesso lo andiamo subito a mettere, anche perché questi qua zozzano come... Guardate, sono tutta zozzata. Che fastidio. Sì, metti a fuoco gentilmente, grazie. Allora, fatemi prendere un po' di carta perché adesso zozzeremo tutto. Allora, non posso farlo troppo scuro, anche volendo, perché sennò i cristalli abbiamo visto che non si vedono. Io volevo prendere un pezzettino di carta, ho preso tutti i pezzi di carta che avevo fatto. E con il turchese, adesso prima lo mescoliamo e vediamo com'è. Che poi alla fine tipo i verde, ah, faccio verde e verde acqua, mi sa che saranno completamente uguali i colori perché forse ho sbagliato. E poi ci vado a mettere un tittinin di questo, ok. Mettiamo due gocce. Sì, però se sapevo che era così sul verde vuol dire che verrà tutta verde. Perché, boh, ma io ci provo lo stesso con l'idea che avevo. Tanto si sa che ogni cosa che io voglio fare poi non viene come voglio farla. Quindi non sono neanche lì perché ci sto qui a metterci così tanto impegno a decidere i colori così che poi non mi viene come mi deve venire. E l'altro useremo il verde, il solito verde che vi faccio vedere. E ci metterò anche una goccia, anche qui, di questo. Eccolo, se ci riesco. Tre gocce ho messo, molto buone queste. Vediamo come è uscito il colore. Ho tutte le mani zozze. Cioè, sono praticamente uguali. Ho messo almeno il verde, ma che ne so. Vediamo la differenza. Non c'è! Olè! Allora proviamo a mettere ancora un po' di blu. Nel blu. Sono stata una stupidina perché comunque lo sapevo che il turchese era verde acqua e io dovevo farlo azzurro questo. Ah, vabbè, comunque adesso, che praticamente ho fatto due colori uguali. Non lo faccio qua davanti, se non ci metto un'eternità. Vado a mettere dentro nella resina questi qua sul verde e sul blu. Poi vado a mettere a fuoco
e a me a schiacciare bene lo stampo lì e poi coliamo la resina e bene. Ok, io ho schiacciato, ho le mani tutte zozze di glitter, ho zozzato tutto, dappertutto. Comunque. Quando faccio queste cose sapete che mi viene l'ansia. Comunque, come sempre, non ho una visuale perfetta, mi dispiace. Faccio quello che posso. Sto anche cercando di prendere la resina senza far danno e niente. Ho fatto, ho messo i glitter e ora partiamo. Allora, questo è verde e si capisce. Ok? Perché comunque l'avevo fatto verde. Vediamo adesso il blu. Beh, dai, no, no, c'è lo stacco, c'è. Ok. Va bene, c'è. Pensavo di no, invece c'è. Molto, molto happy di questa cosa. Ho praticamente finito il barattolone di resina per fare il barattolo di resina per fare questo stampo, e se non ho abbastanza resina devo aspettare perché non ne ho più. Ma però non manca tanto. Più o meno. Effettivamente non ho neanche controllato se. No, dai, ci può stare. Vabbè, manca ancora tutto il verde. Ok. A parte che avendo zozzato un sacco con l'oro, tipo qui. Si sta alzando l'oro, però vabbè, non ci interessa. Oh, ok, forse ci siamo, perché. Qua è tipo. Ecco, sono tornati i rumori. Ok. Perché da questa parte non so se ti sei che è bombato. Quindi io se metto altra resina ho paura che si ribalti tutto. Cosa sta succedendo a loro? Sta salendo tutto. Ok. Con calma. Niente, adesso devo lasciare qua immobile perché sennò succedono danni. E poi appena sarà pronta la scopriremo e non vedo l'ora. Ma perché mi si bloccano sempre queste patacche qui così? Incredibile. Vabbè, aspettiamo che venga, si asciughi, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Ok, allora la tartar gone si è asciugata e non mi ha dato problemi, nel senso che non si è mai alzata la texture, quindi ottimo. Fin qui sono molto soddisfatta. Adesso comunque dobbiamo scoprire questa sberla che pesa tantissimo. Allora, facciamoci uno spoiler dietro. C'è molto molto oro, eh. Qua mi sa che ho fatto un po' di ciofecatina. Però vediamo. Ovviamente si dovrebbe tenere in tutti e due i modi, sia da una parte che dall'altra. Si mette a fuoco mentre faccio questa cosa. Aspettate. Porcaccia miseria. Ok. Oh, è carinissimo però con l'oro così. Perché appunto non avevo fatto nemmeno la colata oro, perché appunto sapevo che poi questo qua avrebbe fatto un po' quello che voleva. Oh. Vado a tartarugone. Bello. Molto particolare anche. Adesso un po' di resina sotto è passata. Ah, se non ho aspettato troppo, appunto, si leva. Ho notato che se la resina è un po' mollina, riesco prima a levarla, invece se è dura mi taglio dappertutto. Allora, effettivamente non è che ce la sto facendo molto bene. Ok, vediamo di farlo qui. Bene, poi dopo vedo bene. E adesso leviamo questo. Ok.
Oh. È bellissimo! Oh mio Dio! Wow! A parte che è un po' mollina, quindi la mettiamo lì. Ma è bellissima! Cioè, effettivamente si può tenere in tutti e due i modi, perché io adesso vado a fare anche i bordi dietro con l'oro, perché comunque deve essere una tartaruga doppia faccia, double face. Quindi da questa parte così, con il guscio, diciamo che è tutto cristalloso. Sì, se sto qua a fare qua davanti al video non mi sono più. E qua invece è più liscia, perché ovviamente i cristalli sono lì. Wow. Vabbè, vado a limarla un po', ma sono troppo soddisfatta, è bellissima. E a sistemare l'oro. E poi ovviamente ve la faccio vedere finita, non faccio qua davanti perché sennò ci metto un'eternità. Già parlo un sacco, i miei video durano un'eternità, poi immaginatevi così. Ok, ho fatto tutto. Allora, adesso vi spiego che cosa ho fatto. Sono andata a fare il contorno oro. Metti a fuoco, baby. Ok, qui come vedete l'ho fatto anche leggermente qui e sono andata a mettere l'oro anche qui. Ok, come potete vedere. Poi invece dietro mi sono accorta che era tipo mezzo opaco qua. Aveva tipo delle striature opache. Quindi oltre a mettere la... come si chiama, il contorno dorato, sono andata anche un po' a lucidare la situation, perché era tutto, come vedete, queste righine, ok, ma era opaco, quindi comunque adesso è lucido. Poi l'ho avuto un tipo sul calorifero, adesso è ancora più molle di prima, però vabbè, poi lo lascio asciugare bene. Preferisco queste creazioni qua con i cristalli, quindi da levare il coso, tirarle fuori un po' più mollina la resina, perché sennò ci rimetto tutti i graffi e mi faccio un mal cane. Comunque, a parte questo, devo dire che questa creazione mi piace tantissimo. Poi a me piacciono le tartarughe, come si può ben vedere. E niente, no vabbè, stupenda, stupenda, stupenda. Mi piace anche molto l'effetto che ha lasciato l'oro. E mi piace anche molto che si può tenere sia da una parte, come tutte le altre creazioni che ho fatto, e sia da questa parte. E niente. Aiuto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa creazione, cosa ne pensate di questo stampo gigante. Io pensavo fosse grossa così, mi sono ritrovata una gigante tartaruga. E fatemi sapere un po' dei cristalli, fatemi sapere tutto, mi raccomando, anche perché vedo che non si commenta mai, quasi mai sotto i miei video, quindi boh, non so mai cosa ne pensate. E niente, che dire, le solite cose, guardate il link in descrizione, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, le solite cose. Io vi ringrazio per aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini, ciao ciao ciao.